Tutti? Vai. Andiamo. Allora, sindaco, dei beni confiscati alla criminalità restituiti alla comunità, segnali importanti che aprono il cuore alla speranza, ma è solo l'inizio, occorrerà fare di più. No, più che l'inizio è il proseguo di un percorso, perché sia come Comune di Napoli e sia come città metropolitana, come è accaduto oggi, tanti beni confiscati alla camorra abbiamo restituito al territorio per attività di grande valore sociale, culturale ed economico, affidato tra l'altro a associazioni e a studenti meritevoli. Oggi ne abbiamo assegnata una ai quartieri spagnoli, una a Via Cumana sempre a Napoli, l'altra a Castellammare di Stabia. Siamo molto contenti perché è un messaggio assai forte nel quale noi crediamo fortemente. Questa è l'antimafia dei fatti, come dire, non solo delle parole. Altre iniziative in programma? Sì, ce ne saranno nei prossimi settimane altri beni come città metropolitana e come comune che saranno appunto attraverso bandi di evidenza pubblica, quindi con procedure pubbliche e trasparenti, assegnati ai meritevoli di progetti più interessanti. Quello che è bello è che sono progetti molto diversi. Oggi per esempio un progetto è sull'ambiente, un altro è sulla cultura, un altro sulle fragilità sociali e diversamente abili, quindi c'è anche uno spazio molto ampio di interventi. Lei si sente un sindaco amato? Sente di avere la fiducia e la stima dei suoi concittadini? Non lo so, dovete chiedere ai concittadini. Ma lei l'avverte? Lei gira tanto? Ma io avverto, come dire, il fatto di essere stato meno di un anno fa rieletto sindaco di Napoli in condizioni molto difficili, continuo a stare come sempre tra la gente, avverto il sostegno, avverto le sofferenze, ma avverto un legame forte che c'è tra la città e il sindaco. Io non tradirò mai questa città, fino al 2021 sarò sindaco di Napoli a tempo pieno, perché amo molto questi territori e voglio dare tutto me stesso per Napoli, per la città metropolitana, per i concittadini, per gli abitanti, e dando tanto ho bisogno del sostegno della gente e del sostegno del popolo, perché all'interno delle istituzioni continuano ancora a mettere ostacoli, a creare trabocchetti, a metterci in difficoltà. La nostra è soprattutto una lotta contro il sistema, contro la corruzione e contro le mafie. Ecco perché c'è bisogno del sostegno popolare, assolutamente determinante, e credo che alla fine la gente ha apprezzato che, al di là degli errori che posso fare, dei difetti che abbiamo ognuno di noi, tutti gli esseri umani, stanno vedendo veramente tanto impegno, tanta autonomia, tanta onestà, tanta passione e tanta voglia di fare il massimo per i nostri territori. Grazie, sì. Grazie a voi.